sono mio. Io vi amo con tutti i cuori. Mi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. La mia andata a Buenos Aires fu dovuta a un desiderio del Cardinale Bergoglio, che voleva dell'uscitazione sui gruppi di preghiera. E fu molto bello perché Bergoglio si rassicurò quando sentì dire che i gruppi di preghiera erano stati fondati da Padre Pio, ma erano stati approvati dalla Segreteria di Stato. Voglio sapere anche come mai Padre Pio aveva avuto tanta scendenza sul popolo di Dio, e lui fu colpito in modo particolare dell'azione sociale di Padre Pio. Cardinale Bergoglio rimase entusiasta, tant'è vero che 2 anni dopo siamo ritornati per la grande assemblea dei gruppi di preghiera di tutta l'Argentina. Nel gennaio 2013, quindi qualche mese prima dell'elezione, io sono stato lì a fare un incontro dei gruppi di preghiera di Buenos Aires, cioè dell'Argentina. Il Cardinale Bergoglio non partecipò perché stava facendo il mese ignaziano, e quindi lui mandò solo un messaggio di benvenuto, dando la benedizione a tutti i partecipanti, esprimendo la sua gioia. Ho saputo in quella circostanza che lui aveva accolto ben volentieri i gruppi di preghiera in cattedrale e che spesso presiedeva lui la celebrazione eucaristica. Ricordo che lanciai l'idea proprio qui da TV Padre Pio, di, in seguito all'elezione del Papa, di acquistare una bella statua. L'anno seguente, successivo, io ritornai proprio per la benedizione di questa statua, e mi dicevano anzi che è diventata, diciamo, un punto di riferimento per tutti i devoti di Padre Pio che si recano in cattedrale proprio per pregare dinanzi a questa statua di Padre Pio.